Ok, in questo video andiamo a risolvere un po' di problemi sul moto circolare uniforme, solo unicamente dal punto di vista, diciamo, della cinematica. Allora, il primo problema ci dice che la lancetta dei secondi di un orologio a muro è lunga 25,5 cm. Ok, quindi questa è la lunghezza, che poi potremmo rinominare raggio, sicuramente. E quindi conosciamo la lunghezza e quindi il raggio, perché immagino che giustamente poi si muoverà andando a comporre una circonferenza. La prima cosa che chiede è di calcolare l'accelerazione centripeta della punta della lancetta. Allora, voi sapete che l'accelerazione centripeta, formula che vi ricordate sempre, è introdotta così, e uno dice, beh, ok, il raggio ce l'ho. Ma B come faccio a ottenerla? Beh, allora qui ci sono due strade. O passate da questa, ok? Poi probabilmente ci serve comunque. Cioè, usate questa, la sostituite, oppure vi ricordate, andate a ricordarvi direttamente la relazione che lega l'accelerazione centripeta alla velocità angolare, no? Che è omega quadro r. Poi anche qua omega non ce l'abbiamo, ma vale lo stesso discorso, no? In questo caso, in un periodo, la lancetta fa 2 pi greco. Quindi, o questa, se ci sostituite dentro questa, oppure direttamente questa formuletta qui, utilizzando come omega 2 pi greco fratto t, perché è l'angolo che viene spazzato in un periodo, vi permette di calcolare l'accelerazione centripeta, che comunque adesso vediamo quanto vale. Quindi accelerazione centripeta, se uso questa in rosso, cioè, scusa, sì, questa qui in rosso omega quadro r, avremo quindi omega è 2 pi greco fratto il periodo. E t lo possiamo dedurre ai 60 secondi, quindi questi sono dati del nostro problema. Raggio è R, che è quello che conosciamo, questa lunghezza. Quindi se fate il conto, dovrebbe saltarvi fuori quello che è questo risultato qui. Ok? 0,28 centimetri al secondo quadro. Poi dice, calcolo l'accelerazione centripeta di un punto posto invece al centro della lancetta. Beh, qui in realtà non c'è da fare chissà quale conto, perché come prima, no? AC è omega quadro R. Vedete che dipende direttamente dal raggio, quindi significa che al dimezzare del raggio dimezza anche l'accelerazione centripeta, e quindi l'accelerazione centripeta ha primo, cioè la metà, sarà semplicemente la prima accelerazione centripeta che avete calcolato, cioè questa, fratto 2. E infatti ottenete 0,14. Poi vediamo un po', dice che un bob percorre una curva con una accelerazione centripeta di 3 2 g, quindi espresso in funzione di g, e con una velocità tangenziale di modulo pari a 130 km orari. Vabbè, calcola il raggio di curvatura della curva. Questo è facile, noi conosciamo che AC è uguale a v quadro fratto r, allora il raggio di curvatura sarà uguale a v quadro fratto l'accelerazione centripeta. E basta sostituire i valori. Vi do solo un suggerimento, che è quello poi di andare a convertire i chilometri orari in metri al secondo, quindi dividete per 3,6, e stessa cosa l'accelerazione centripeta vi conviene esprimerla in metri al secondo quadro, altrimenti le cose non tornano. 3,2 g vuol dire 3,2 volte l'accelerazione di gravità, cioè 3,2 per 9,8, 9,81, insomma, quello che volete usare come approssimazione. Ok? E
Questo era molto veloce. Poi un lettore CD ruota il disco con una frequenza di 420 giri al minuto. E ce la segniamo qui. Dov'è? Giri al minuto. Allora dice determina l'accelerazione centripeta di un settore del disco, quindi ok, posto a 3,0 centimetri, e per R si intende quindi un settore, che ne so, questo, magari ripassiamolo, quindi R 3,0 centimetri dal centro, ed esprimere un'unità di G. Come prima, AC è uguale a omega quadro R, però qui cosa possiamo usare? No, usiamo l'altra, così ripassiamo anche la relazione. Quindi noi sappiamo, noi usiamo questa frequenza è 420 giri al minuto. Per esprimere in hertz dobbiamo convertirle, quindi facciamo 420 diviso 60 secondi, no? Diviso 60 è 1 su secondi, che sono gli hertz. Quindi devo trovare l'accelerazione centripeta, che è v quadro fratto r. Perché specifico questa cosa? Perché adesso v, così ripassiamo tutto, v è 2 pi greco r per la frequenza, così utilizziamo anche il dato che ci dà. Allora, quello che possiamo trovare, che sarà che sostituendo, otterrò di sicuro 2 pi greco al quadrato. Poi R quadro si elimina con R il denominatore, qua rimane R, e vi rimane anche F al quadrato. Quindi, quando andate a sostituire e fare i conti, avrete che A centripeta sarà uguale a 2 per pi greco per F era 420 diviso 60 per 1 fratto secondi, tutto al quadrato, per R, che 3,0 centimetri è 0,030 metri, occhio alle cifre significative, no? E qui, facendo il conto, vi dovrebbe venire un valore di circa, qui c'è 5,9g, quindi circa 59, facendo i conti, no? Adesso non lo so perché non l'ho fatto, ma qui dovrebbe venire circa 59 metri al secondo quadro, ok? Forse un po' meno, 24,0 tra l'altro. Comunque no, una cosa di questo tipo come ordine di grandezza, perché lo dico? Perché ho visto il risultato, ok? Quindi non ho fatto i conti. Ma se fate i conti ottenete un valore del genere. Ora poi cosa faccio? Devo pesare l'accelerazione centripeta su g, cioè vuol dire quante volte l'accelerazione centripeta è maggiore o minore di g. Quindi vedete, visto il risultato, visto che g è circa 9,81, se fate l'accelerazione centripeta diviso g ottenete il valore che secondo me è circa 5,9 g. Ok? Questo risponde alla prima domanda. La seconda domanda, vediamo un attimino cosa chiede, ci dice determina la distanza dal centro in cui si ha un'accelerazione centripeta di modulo uguale a g. Ok, quindi mi sta chiedendo g deve essere il valore che ha l'accelerazione centripeta, che è sempre
quadro su R, ma posso anche scrivere omega quadro per e devo sapere la distanza al centro in cui si ha questa accelerazione centripeta, quindi questa. Quindi in poche parole devo ragionare su R, in questo caso, che sarà G, che conosco perché è una costante, fratto omega quadro. Beh, quindi sembra. Ok, qui il problema è che non ho omega quadro, perché non so la velocità angolare. Giusto? Cioè potrei calcolarla da prima, perché omega è 2πr fratto t, conosco la frequenza, conosco il raggio, ma qui voglio trovare il raggio, quindi il problema così non può essere risolto. Però so che per un raggio che invece conoscevo, chiamiamolo R' adesso, ok, che conoscevo, ho scoperto prima che l'accelerazione centripeta è 5,9 g. Quindi so per certo che omega quadro R primo, che è quello che ho fatto prima, è uguale a 5,9 g. Poi so invece che omega quadro R è uguale a g, che è il caso che interessa a me, e allora qui posso ad esempio fare un po' di conti, perché omega quadro sono identiche, quindi se isolo omega quadro posso usare ad esempio il metodo del confronto, quindi arrivo ad avere 5,9 g fratto g uguale a 5,9 g fratto R' è uguale a G fratto R, che è quello che stavo per fare, saltando un passaggio. Quindi, guardate cosa ottengo, che 5,9 G fratto G è uguale a R' fratto R. G e G si cancellano. Io il raggio R primo, che è quello di prima, lo conosco come dato. Allora posso scrivere che R sarà uguale a R primo fratto 5,9. E infatti, se fate il conto, vi dovrebbe saltare fuori questo valore qua. Ok.